Ciao a tutti e bentornati in una nuova esperienza targata Smoking. Io sono Francesco di Uncle Dog Svapo e vi accompagnerò in questo percorso. Nel nostro canale troverete varie playlist dedicate a vari argomenti: liquidi, pod mod e starter kit, atomizzatori e box mod. Oggi parleremo dei liquidi e nello specifico andiamo a vedere da vicino gli Extreme 4 Pod White della tabaccheria. Ed eccoci qui con i nostri Extreme White 4 Pod della tabaccheria. Partendo da sinistra abbiamo il Latakia, l'Oriental, il Virginia ed il Kentucky. Non fatevi ingannare dalla boccetta perché tutti i liquidi sono scomposti da 20 ml per arrivare a un liquido da 60. Per la preparazione avete bisogno di una glicerina vegetale di galattica da 30 ml e di seguito o una basetta o due basette. Il totale del liquido che si andrà a creare sarà un massimo di un 60-40. Noi li prepareremo a zero, per cui ci basterà la glicerina vegetale e una basetta da 10 ml. Tolgo il contagocce e verso all'interno la glicerina vegetale. Una volta preparato, agitate e lasciate riposare qualche ora. Per una composizione allo 0,3 mg abbiamo bisogno di una glicerina vegetale di galattica da 30 ml, una basetta da 18 mg, 10 ml, 50 e 50. Per una preparazione allo 0,6 mg abbiamo bisogno di una glicerina vegetale di galattica da 30 ml, due basette da 18 mg, 50 e 50 da 10 ml. È chiaro che se fate la diluizione al 6, il restante della glicerina vegetale non vi servirà, per cui utilizzerete le due basette e completerete con un po' di glicerina vegetale. E adesso andiamoli a provare. Ed eccoci tornati dopo la nostra brevissima presentazione e adesso tocca a me, andrò a provare questi prodotti. Ho deciso di utilizzarli tutti e quattro all'interno di Pod Mod, che poi è l'uso a cui sono destinati questi tipi di liquidi, per via della pulizia del prodotto, perché questi liquidi superano abbondantemente i 60 ml con una coil sola e possono anche andare oltre. Un bel vantaggio per chi decide di smettere di fumare e dedicarsi alla sigaretta elettronica. Parto con il Latakia che ho messo dentro la V-Stick Pro di Quawins. Ok, il Latakia per noi vapers è il tabacco re, il tabacco per eccellenza. È un tabacco che ha delle note incensate con un retrogusto di affumicato che ricorda molto la combustione, anche se lontanamente, però ragazzi ci si avvicina. Diciamo che come prodotto per avvicinarsi alla sigaretta elettronica questo sarebbe un tabacco strong, per farvi capire, quindi una cosa abbastanza forte, marcata e molto saporita. Con una pod del genere la soluzione è eccezionale, perché comunque ricorda molto, come gestualità, sapore e tutto il resto, le vecchie sigarette tradizionali. Vado di Virginia, l'ho messo nella Wenax K1 e lo provo. Il Virginia invece è un tabacco molto molto morbido, è un tabacco che tende a tirare fuori la dolcezza, si dice mieloso, è un tabacco dolciastro. Nella tradizione viene spesso utilizzato per i blend o per le misture da pipa, perché è un tabacco che ha una combustione altissima, quindi deve essere comunque, diciamo, mischiato ad altri tabacchi. Per quanto riguarda lo svapo invece, in questa soluzione qui parliamo di un tabacco quasi entry level, perché è diciamo il primo tabacco che uno tende a provare, ma è anche un tabacco molto morbido e leggero. È per questo che noi lo definiamo all day. Quindi abbiamo provato il Latakia, che è diciamo un tabacco forte, e il Virginia, che è un tabacco leggero. Sulla GoS ho messo l'Oriental, lo vado a provare. Anche l'Oriental è un tabacco da miscele, si differenzia rispetto agli altri due perché comunque ha una speziatura in più rispetto sia al Virginia
che è un tabacco dolciastro, come si diceva prima, e la Taquilla, che invece è un tabacco molto affumicato e con un sapore molto marcato. Questo invece, la particolarità è che, buttando fuori, ha delle note speziate che sono molto profumate. È un tabacco molto particolare, viene da una foglia pregiata. Diciamo che come prodotto per lo svapo è un tabacco di via di mezzo. Chi vuole cominciare è quello che sta a metà fra il Latakia e il Virginia. Il Kentucky, che ho messo dentro la Wenax Stilus. Lo vado a provare. Il mio preferito in assoluto, perché il Kentucky di tabaccheria è il classico sapore della tradizione italiana dei sigari, che è quello che io adoro tantissimo. Infatti il sapore ricorda molto il sigaro toscano. Lo metto come terzo all'interno della classifica perché comunque è un tabacco che ha un profumo molto molto marcato, però per chi è amante di questi sapori leggermente affumicati che ricordano i sigari nostrani, questo è il tabacco perfetto. Per cui, se dovete fare un discorso di entry level, vi direi sicuramente di iniziare con il Virginia, poi passare all'Oriental, provare il Kentucky e infine prendere il Latakia. Diciamo che questa linea copre diversi gusti. Per chi vuole avvicinarsi alla sigaretta elettronica e abbandonare le sigarette tradizionali, il percorso ottimale ve lo dà tabaccheria, con questi gusti che vi mandano avanti la resistenza all'infinito. E in più vi dà il gusto del vero tabacco, perché tutti questi tabacchi sono estratti organici e in più c'è stata aggiunta adesso questa pulizia stratosferica. Tutti i prodotti li trovate a 17,90€ su smokingshop.it. Se passate da smokingshop.it, vi invito ad iscrivervi alla mailing list per restare aggiornati su sconti ed altre novità del nostro sito. Vi invito ad iscrivervi al canale di Uncle Dog Svapo se ne avete piacere, il link è in descrizione. Vi invito ad iscrivervi al nostro canale se non siete ancora iscritti e spuntate la campanellina per sapere quando i nostri video saranno postati. Vi lascio qui l'ultimo video pubblicato. Se questo video vi è piaciuto, lasciateci un like e condividetelo. Se non vi è piaciuto, rock and roll. Io con questa vi saluto. Alla prossima e ciao.